Eccomi, buonasera, siamo tornati per la terza grande serata da Salso Maggiore Terme con Miss Italia 2006. Buonasera. Beh, che meraviglia, le nostre ragazze, una di loro e solo una diventerà Miss Italia 2006. Buonasera al palazzetto dello sport di Salso Maggiore, che ospita come d'abitudine l'appuntamento con Miss Italia. Tante belle cose a tutti, ma soprattutto una bella, bella Miss Italia che leggeremo domani sera, ma stasera entriamo sempre più nel vivo della nostra manifestazione. È la terza serata d'abitudine dedicata alla moda. Stasera le ragazze saranno protagoniste del grande sogno della moda, potranno indossare abiti di 5 grandissimi stilisti italiani. In bocca al lupo ragazze, poi col lupo una di voi sarà Miss Italia, quindi continuiamo il nostro percorso salutando Enzo e Patrizia Mirigliani. Ed è ovvio, Miss Italia 2005 ed Elfa Chiara Masciotta, quest'anno a Miss Italia c'è una grande giuria tecnica che fin da Jesolo ha lavorato con grande attenzione selezionando le 200 ragazze che c'erano a Jesolo e portandone qui a Salso Maggiore 101, una giuria tecnica presieduta da Lucia Bosè. Vicepresidente, il regista di notte prima degli esami, Fausto Brizzi. E poi ancora nella nostra giuria tecnica, Marco Rossi. Rossella Brescia. Ed Anna Falchi. Nonché Marco Liorni. Robin. Marta Cecchetto, ma sei elegante questa sera, molto chic, proprio giusta per la serata della moda. Guarderà le ragazze proprio con l'occhio anche attento, perché ovviamente stasera si cimenteranno nel mondo della moda soprattutto come indossatrici, quindi le guarderai con occhio ancora più attento. E poi un saluto speciale a un amico che stasera mi è venuto a trovare, che è Stefano Masciarelli. Ciao Stefano, ben arrivato. Poi fammi vedere chi c'è, il professor Giorgio Baracca, direttore sanitario delle Terme di Salso Maggiore, buonasera. Il direttore di Rai 1 Fabrizio Del Noce, immancabile, che è tornato anche stasera, giusto perché entriamo nel vivo della gara. E poi questa sera, oltre a una giuria tecnica, c'è anche una giuria dello spettacolo, perché questa sera voterete voi da casa la giuria tecnica e la giuria dello spettacolo, formata da un attore molto bravo, lo conosciamo come capitano in Don Matteo, ma da domenica sera prenderà in mano i pacchi di Rai 1, ovvero affari tuoi. Flavio Insinna! Ne parleremo strada facendo, intanto subito in bocca al lupo, in bocca al lupo per affari tuoi. Si accomodi capitano, si accomodi. E poi ha sceso queste scale mille volte, nel 2003 ha sofferto e poi ha vinto Miss Italia 2003, Francesca Chillemi. Ora lei è un carabiniere. Vieni Franceschina, eh? Eccola qua, Miss Italia 2003, Francesca Chillemi, al mio fianco anche a raccomandarti, non dimentichiamo. Oh, dal posto tuo ha trovato un posto straordinario, la domenica pomeriggio la nuova protagonista della Domenica in Rai 1 è Lorena Bianchetti. Buonasera! Si occupa, tranquilla, tranquilla, è ovvio che in bocca al lupo va a Lorena e agli altri protagonisti di Domenica In come Massimo Giletti e il grande Pippo Baudo. Bocca al lupo, anche tu ne hai bisogno dell'applauso e del nostro in bocca al lupo. Il 15 di ottobre riprenderà la sua avventura con, se io vi dico, alle falde del Kilimangiaro. No, oh, mi dovete rispondere, Licia Colò! Eccola,
una dei grandi protagonisti della nostra Rai e soprattutto di Rai 3. Ben arrivata Alicia, accomodati e ricevi l'applauso del Palasport di Salso Maggiore. Ancora un grande, grandissimo attore, quando arriva una sua fiction ormai è garanzia di successo e di qualità. È diventato veramente bravo, bravo, bravo. E domenica sera lo vedrete protagonista su Rai 1, domenica e lunedì, con Gio Petrosino. È lui, Beppe Fiorello. Ormai sei... Grazie. No, ti ho detto la verità. Sei simbolo della fiction di qualità. Accomodati da questa parte, poi ne parleremo. E come presidente di questa giuria dello spettacolo, una meravigliosa attrice, una donna straordinaria, che ho l'onore di chiamare come presidente di questa giuria. Eleonora Giorgi e i suoi occhi bellissimi. Blu. Buon lavoro. Facci vedere questi occhi. Questi occhi. Benissimo, benissimo. Grazie di essere con noi. Accompagno la nostra presidentessa di giuria nella sua postazione tra Enzo e Patrizia Merigliani. Accomodati pure Eleonora. E saluto l'avvocato Enzo La Rocca e il motore accanto di Miss Italia Lauro Micheli. Buon lavoro, tutto a posto? Fate così, che vuol dire che va tutto bene. Ok, va bene, allora possiamo iniziare, perché adesso la gara entra nel vivo e vi vado a presentare le 61 ragazze che sono in gara fino a questo momento. Abbiamo vissuto due prime serate, abbiamo selezionato 40 ragazze. A queste 40 abbiamo aggiunto le 21 con i titoli regionali e questa sera saranno tutte 61 in gara. Ve le presento, voi avrete modo fra un po' di partire con il televoto da casa, la giuria tecnica le voterà e la giuria dello spettacolo le voterà. E allora iniziamo la nostra selezione partendo ovviamente, aspetto che mi dovrebbero dare un ok fra un po', ma con calma fanno, perché non c'è fretta, fate con calma, non ci sono problemi, guarda. Sì, sì. Oh no. Vengo a darvi una mano? No, scherzo, scherzo. Approfitto anzi di questo momento di pausa per ringraziare l'affetto che avete dimostrato in queste due prime serate di Miss Italia. Stasera avremo la serata dedicata alla moda, come dicevo. Domani sera grande finale con ospiti straordinari. Ricordatevi che il presidente della giuria è Sylvester Stallone e musicalmente avremo ospiti Tiziano Ferro e il grande ritorno dopo 4 anni di Zucchero, che ha scelto proprio la platea di Miss Italia per proporre il suo nuovo e per lanciare il suo nuovo album Fly. Stasera Raff ospite di questa serata, insomma tante belle cose, ma andiamo ad iniziare conoscendo le nostre ragazze che sono pronte, partendo come d'abitudine dalla numero 001 che arriva dalla Val d'Aosta, Elaine Vallè. Non fate mancare gli applausi alle nostre ragazze, non vi sventolate, sudate e applaudite. Oh, viene da Avise Aosta, 18 anni, sogna di presentare un programma musicale in televisione. La 002 invece è Miss Piemonte, Daniela Signorile, viene da Torino, ha 24 anni. Lei sogna di fare la testimonial di uno stilista. 003, Miss Lombardia, Claudia Ferraris, viene da Bergamo, ha 17 anni e sogna di diventare una manager nel campo della moda. 004, Miss Trentino Alto Adige, Claudia Andreatti, di Pergine Valsugana, Trento, ha 19 anni. Lei sogna di lavorare in TV come presentatrice. 005, Miss Friuli Venezia Giulia, Chiara Della Mora, è di Codroipo, Udine, ha 18 anni. Sogna di presentare un programma televisivo sulla moda. 006, Miss Veneto, Martina Mason, di Loreggia, Padova. Lei ha 18 anni. Anche lei vuole lavorare in televisione, sogna di presentare un programma culturale. 007, Miss Liguria, Manuela Virdis, viene da Genova, ha 18 anni e sogna di lavorare per uno stilista.
008, Miss Emilia Cecilia Victoria Rossi. Viene da Travo, provincia di Piacenza, ha 22 anni. Il suo sogno è quello di sposarsi presto con il suo fidanzato. 009, Miss Romagna Maddalena Mazzoli, di Misano Adriatico, Rimini, 17 anni. Sogna di fare la presentatrice anche lei. 010, Miss Toscana Giada Fogli, Santa Maria Monte, Pisa, 18 anni, sogna di entrare nel mondo della moda. 011, Miss Umbria Martina Silvestri, viene da Stroncone, provincia di Terni, ha 22 anni. Lei sogna di condurre un programma televisivo per bambini. 012, Miss Marche Maria Giovanna Zaffini, di Fermignano, Pesaro Urbino, 23 anni. Lei sogna di lavorare in un ufficio stampa. Poi abbiamo la 013, Miss Abruzzo Giorgia Giordani. Lei viene da Roma, 20 anni, sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. 014, Miss Lazio Jasmine Gigli. Viene da Roma, 17 anni, lei sogna di diventare attrice. Siamo alla numero 15, Miss Campania Claudia Mercurio. Viene da Napoli, ha 21 anni, sogna di fare l'attrice. 016, Miss Molise Stefania Cambio, viene da Venafro, Isernia, ha 17 anni, lei sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. 017, Miss Puglia Chiara Giordano, di Torchiarolo, Brindisi, 17 anni, sogna di lavorare nel mondo della moda. 017, Miss Calabria Linda Suriano, viene da Cosenza, ha 21 anni, lei sogna di diventare un magistrato penalista. Mentre la 019, Miss Basilicata, è Gloria Nicoletti, anche se per la Basilicata vive a Roma, 26 anni, e sogna di diventare una presentatrice televisiva. 020, Miss Sicilia, Eliana Chiavetta, viene da Palermo, 19 anni, sogna di presentare un programma televisivo di sport. 021, Miss Sardegna Silvia Busia, viene da Sassari, ha 21 anni, lei sogna di diventare una brava professionista nel mondo della TV. Queste le ragazze che non abbiamo mai conosciuto. Da questo momento in poi arrivano quelle che hanno vinto le sfide nelle prime due serate, come la 022, Miss Roma Maura Angi Maratta, che viene da Pomezia, ha 25 anni, il suo sogno da grande è di diventare attrice. 023, Miss Milano Aida Nasser, 20 anni, viene da Milano e con il tempo spera di diventare una brava attrice. Andiamo avanti con le Miss Cinema. Miss Cinema dall'Umbria, 025, Alessia Lauteri, viene da Spoleto, Perugia, ha 20 anni, sogna di essere un giorno un'attrice. 027, dalla Campania, Susi Agliata, Calvizzano, Napoli. Lei ha 17 anni, sogna di diventare un'attrice anche lei. E la 028, dalla Puglia, Maria Cristina Carella, Foggia, 19 anni, anche lei vuol fare l'attrice. Andiamo con le Miss Eleganza. 029, dalla Lombardia, Linda Morselli, di Limbiate, Milano, 17 anni. Lei sogna di avere successo come fotomodella. Miss Eleganza dal Lazio, 032, Ilenia De Valeri. Anche lei viene da Pomezia, Roma, 23 anni, sogna di condurre un programma televisivo. 033, dalla Campania, Anna Bassano, Cava dei Tirreni, Salerno. Lei ha 19 anni e sogna di diventare genetista per scoprire l'elisir di lunga vita. 034, Puglia, Gaia Maria Lia, Presicce, Lecce.
18 anni, sogna di entrare nel campo della moda come progettista. Mentre la 035, che arriva dalla Sicilia, Miss Eleganza Sicilia, è Maria Luisa Massara, è da Paternò, Catania, ha 22 anni. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice. Andiamo con le Miss Rocchetta Bellezza. 036, dalla Lombardia, Valentina Del Barba, Palazzolo sull'Oglio, Brescia, 19 anni, sogna di poter riprendere presto gli studi. Dal Lazio, 041, Giulia Geremia, da Sora, Frosinone, 18 anni, la sua aspirazione è di diventare attrice. E ancora, dalla Campania, 042, Eleonora Arganese, da Bucciano, Benevento, 19 anni, sogna di diventare una ballerina. Andiamo con 043, ovvero dal Molise, Maria Di Staso, da Santa Croce di Magliano, Campobasso, lei ha 18 anni, si augura un giorno di poter essere un magistrato. 044, Miss Rocchetta Bellezza dalla Puglia, Rossella Di Muro, Canosa di Puglia, Bari, 18 anni, sogna di diventare una ballerina televisiva. Mentre dalla Calabria, con il numero 075, c'è Ivana Criniti di Siderno, Reggio Calabria. Lei ha 20 anni e vuole diventare una giornalista e condurre un TG. 046, Miss Rocchetta Bellezza Sicilia, Elisa Lisitano, da Augusta, Siracusa. Lei ha 18 anni e sogna di lavorare nel mondo della moda. E si continua con le Miss Sash Modella Domani, 051, dal Trentino Alto Adige, Elisabeth Timpone. Lei viene da Bolzano, 24 anni, il sogno di fare la fotomodella. Ancora, questa volta dal Veneto, 052, Elena Ripamonti, da Villa Verla, Vicenza, 21 anni, il suo sogno è quello di diventare presentatrice televisiva. Ancora con la Miss Sash Modella Domani dalla Liguria, 053, Roberta Cara, viene da Genova, ha 18 anni, vuole diventare veterinario e nel frattempo sogna di avere una scimmia, nel senso un animale, non di bere e poi di ubriacarsi, chiaro. 057 dalla Campania, Annabella Pomo, viene da Casoria, Napoli, ha 17 anni, vuole diventare chirurgo plastico. E ancora Miss Sash Modella Domani dalla Puglia, 058, Luana Faiano, San Marzano di San Giuseppe, Taranto. Lei ha 18 anni e vorrebbe diventare una psicologa infantile. Andiamo con le Miss Vella, dal Trentino Alto Adige, 062, Susanne Zuber, da Merano, Bolzano, 23 anni, sogna di diventare una modella. 063, dal Veneto, Alice Bellon, da Pianiga, Venezia, 20 anni. Lei spera di poter aprire un centro estetico tutto suo. 065, dalla Romagna, Dunia El Muti, da Rimini, 22 anni. Sogna di diventare operatore turistico per far conoscere il suo paese d'origine, il Marocco. Andiamo con le 067, dalla Campania, Ermelinda Formisano, lei viene da Napoli, ha 18 anni, sogna di diventare, col tempo, senza fretta, una brava attrice. Ancora una Miss Vella, 069, dalla Puglia, Sabrina Di Vico, Brindisi, 19 anni, sogna di lavorare in un laboratorio di analisi chimiche. E poi dalla Sicilia, Veronica Sciacca, da San Giovanni La Punta, Catania, con lo 070, a 21 anni, lei spera di diventare conduttrice televisiva. Si prosegue, la volta delle Miss Bioethic, dalla Toscana, con lo 074, Federica Coli, viene da Firenze, a 19 anni, e lei sogna di diventare una ballerina. 075, dall'Umbria, Linda Bambini, viene da Città di Castello, Perugia, a 20 anni e spera di avere un'opportunità di entrare nel mondo dello spettacolo.
Ancora con l'Emis Bioethic 078, dalla Campania Roberta Luongo, viene da Napoli, ha 22 anni e sogna di diventare fotomodella. Mentre con il numero 080, dalla Sardegna, Claudia Delogu, viene da Nuoro, ha 26 anni e lei sogna di diventare un'imprenditrice. Miss Deborah, 088, dalla Puglia, Gaia Variale, viene da Modugno, Bari, ha 18 anni e sogna di diventare una criminologa. 089, dalla Calabria, Yasmin Sirianni, viene da Catanzaro, lei ha 18 anni, sogna di diventare una cantante. E ancora, 090, dalla Sicilia, Grazia Cipriani, per le Miss Deborah, da Cireale, Catania, lei ha 24 anni e sogna di fare l'attrice. Andiamo con Miss Laura Blu Moda Mare, con lo 095, dall'Umbria, Francesca Meniconi, da Montepulciano, Siena, 23 anni, sogna di riuscire a entrare nel mondo dello spettacolo. 096, dalla Campania, Rosa Baiano, da Quarto, Napoli, 19 anni, lei sogna di fare il magistrato. Mentre, sempre per le Miss Laura Blu Moda Mare, dalla Basilicata con il numero 098, cioè Maria Cristina Vitiello, Precase, Napoli, 18 anni, sogna di diventare un'attrice. 099, dalla Sicilia, Ramona Risina, viene da Catania, 18 anni, sogna col tempo di poter fare l'attrice. E con il numero 101, Miss Capri Hollywood, Alessia Onzaca, di Portici, Napoli, 18 anni, il suo sogno è quello di diventare una ballerina. Eccole qua, abbiamo visto, brave, brave tutte, belle, avete visto, adesso dovete votare voi. Voi che ci seguite da casa, do il via al televoto, 1, 6, 4, 7, 7 e poi il numero della Miss che volete votare, 0,75 il costo della telefonata, quindi 1, 6, 4, 7, 7 e poi appunto seguite le indicazioni dell'operatore telefonico che vi guiderà con poi l'opportunità di digitare il numero della Miss che vi piace di più. Oppure da quest'anno potete usare anche il vostro cellulare e potete mandare un messaggio con scritto il numero della Miss che preferite al 48444. Tra tutti coloro che telefoneranno, questa sera verranno sorteggiati 3 gioielli offerti da Miluna. Quindi chiamate, chiamate, telefonate veloci, la nostra giuria tecnica, lo stesso, vedete, sta già votando, vedete Liurnia, Falchi, tutti attenti anche a qualche consultazione ed anche i protagonisti della giuria dello spettacolo. Rossella Brescia attentissima, segue i suoi appunti, vedo anche la nostra presidentessa sia ovviamente Eleonora Giorgi sia Lucia Bosè che stanno votando bene, mi fa molto molto piacere. Quest'anno, in questi giorni, mentre voi continuate a votare, diciamo, ci sono divertiti a fare una cosa, forse un gioco che molti di voi fate anche a casa, no? Quando ci sono degli amici abbastanza spiritosi, quelli di scrivere una serie di bigliettini segreti, non firmati, da indirizzare a questo o a quello. Allora, per scherzo ci siamo divertiti ieri a dire, ma scrivete dei bigliettini, magari indirizzandoli anche alle altre colleghe. Io ve ne leggo alcuni perché sono particolarmente divertenti e fanno vedere anche uno spaccato molto importante della realtà delle nostre ragazze, che poi in fondo tutte mica si vogliono tanto bene, diciamolo una volta per tutte, perché una deve vincere e questa è una gara. Oh, qua in quelli rossi ci sono quelli un pochino più pepati, qua in questi argento ci sono quelli meno pepati. Ne inizio a leggere qualcuno. Questo è per Anna Falchi. È il tuo sorriso così caloroso che mi dà la forza per sperare e andare avanti. Grazie. Questo te lo dice una delle Miss. Ovviamente non sappiamo chi l'ha scritto perché sono tutti anonimi. Qualcuno, questo è indirizzato alla giuria e ai telespettatori, quindi anche per voi. Qualcuno di voi ha mai incontrato la bellezza?
La bellezza è estetica, è movimento, è carattere, è voce. La bellezza è donna, espressione della raffinatezza d'animo. Miss Italia, mi raccomando, ricordatevelo sempre. Questa è quasi una minaccia, quasi una minaccia. Andiamo a prendere qualcuno dei cattivi. A vedere. Per la 74. La vuoi smettere... Dov'è la 74? La vuoi smettere di lasciare le tue mutande in giro per la camera? Cosa avete utilizzato questo sistema? Ma ditelo a Dio. Ti voglio bene, Cesco. Marco. Numero 20. Questa è Pepata per la numero 20. La soprannominata. Chi è la 20? Dov'è la 20? Ecco, sei stata soprannominata da questa tua collega Zanichelli. Ma c'è qualcosa che non sai? Sai tutto. Aspetta, deve rispondere. Scusa, deve rispondere. È vero che fai la saputella? No, non è vero, è che ho sempre qualcosa da dire. Hai sempre qualcosa da dire. Non ho chiesto niente delle mutande perché non sembra il caso di approfondire questo argomento. Vediamone un altro. Questa è tosta, la leggo? Vado. Direttore, leggi. Guarda Francesca come si diverte su queste cose. Per la numero 73. Chi è? Dov'è? Ah, tra le eliminate, guarda. Scusa, dici di essere una persona umile e poi dici di assomigliare a Angelina Jolie? Come rispondiamo a questa? Vai, rispondi. Non l'ho detto solo io, me lo dicono in tanti truccatori, me l'hanno detto anche i giornalisti e sinceramente io penso che a volte bisogna anche prendersi in giro. Il mio tono era scherzoso. Brava, e poi vogliamo dirla tutta? Di un po', di chi è, con chi è sposata Brad? Con chi è sposata Angelina Jolie? Sono sposata con Brad Pitt. Ecco, e allora, che ci crediate o no, io oggi pomeriggio ho ricevuto la telefonata di Brad. E mi ha detto, come assomiglia quella ragazza a mia moglie. Per la numero 80, vediamo cosa dice. Ah, la leggo. Chi è la numero 80? Dice, se è vero che nella botte piccola c'è il vino buono, ci prometti che se vinci fai brindare tutti? Non è male. Per la numero 18... Dov'è la 18? Alzi la mano, la 18. Ecco. Ma da grande farai la centralinista? Perché sei sempre al telefono. Con chi parli? Con il mio ragazzo. Ah. Chi chiama, lui o te? Lui. Lui. Ecco. Classico, classico. Vogliamo vedere qualcuno anche per la giuria? Vediamo un po' se c'è qualcosa per la giuria. Per la signora Bosè. Perché ha cambiato look? I suoi capelli blu non ci sono più? Ecco, rispondiamo. Perché sto girando un film, I Viceré, e allora sotto la parrucca si vedeva il blu. Mi hanno obbligato a diventare bionda. Poi ma torneranno blu. Non mi piaccio bionda. È niente. Bellissima in ogni caso. Poi torneranno blu. Torno blu, torno blu. Sì. Per Liorni. Marco? Ci avrei scommesso. Perché fai quei faccioni assurdi? Guarda che ti vediamo, Rispondi, lo scrivi. No, che siamo talmente presi qui dal gioco che insomma facciamo tutti delle facce un po' di circo. Riprendete un po' la Falchi, vedete che faccio. Allora, domanda per la Falchi ancora. A quando il primo figlio? C'è un'altra domanda di riserva, per favore. Aspetta, guardo se c'è. Aspetta, vediamo se ne trovo un'altra per te. Vabbè, se la trovo dopo te la faccio. Per Brizzi. Fausto, cosa deve avere una ragazza per colpirla a tal punto di sceglierla come protagonista di un suo film? Che domanda difficile. Te la ripeto? No, l'ho capita. Ah. Deve avere uno sguardo magico negli occhi. È una cosa che capisci subito quando la vedi, se ha qualcosa da dare al pubblico. Bene, Rossella, questa è per te. Cara Rossella Brescia. Qualche sorriso ogni tanto ce lo potresti fare a noi povere miss un po' agitate? Ci guardi sempre in cagnesco. Guarda,
Allora. No, non è vero. Allora, spieghiamo che sei concentrata. Esatto, io sono concentrata, perché insomma quando c'è da ridere rido. E parecchio, l'ha dimostrato anche in tutte le sue trasmissioni. Poi vi vuole molto bene, come tutte del resto delle nostre. Vediamone qualche altra. Oh, ce n'è una per me. Ecco, questa non è per me. Ce n'è un'altra per me, leggo questa. Nemmeno questa, la leggo per me. Scusa, ce n'è una, c'è scritto quando è che ti sposi, quell'altra a che te è iniziato a diventare stempiato. Ma non lo so io, scusa. Cosa ridi, Flavio? Ma non ho capito. Per Marco Liorni. Marco? Io la leggo. Allora mi porti a cena per farti perdonare? 49. No, cosa dici? Ma come? Ora devi spiegare. Dov'è la 49? No, devi spiegare, scusa. No, devo spiegare assolutamente. No? Allora, siccome l'altra volta è successo che mentre lei si esibiva, tra l'altro molto brava, una cosa di Goldoni, eccetera, non si sentiva bene e quindi ha fatto una e lei ci è rimasta male, poverina, ma... Quindi mi faccio perdonare invitando a cena. Ah, ecco, ma era un modo di dire, era un modo di dire. Per Marta c'è una cosa che per te... Sei una donna stupenda, la cosa più meravigliosa è che non lo sei solo dal punto di vista esteriore, ma anche come persona. Ma non è niente male neanche il tuo fidanzato. Grazie. Ecco. Questo. Vediamo qualche altra pepata fra di voi. Fra di voi. Questa non la capisco. Questa mi spuglia. Non ti rendi conto? Vabbè. Mi spuglia, mi rendi conto che con quei capelli non ci stai dentro il televisore? Ma questa mi pare una cosa... Magari ce l'avessi io. Questa bisogna... Per Miss Emilia. Ma chi? Ma quando? Ma cosa? Ma cosa è successo? Ma fatti gli affari tuoi. Ascolta meglio, no? Dov'è Miss Emilia? Perché sei sempre distratta? No, io no. Io sono sempre attenta. Cos'è successo adesso? Stai leggendo i messaggini quelli pepati, no? Beh, perfetto, perfetto. Allora era attenta, ora era attenta. Vediamone qualche altro. Dove sono quelli della Hit Parade, per favore? Me date quelli della Hit Parade? Ecco, scusate, io concluderei con questo che va letto per forza. Questo per forza, perché è per la 007. Questo è importante. Credo che sia il più cattivo che sia stato scritto. Quando è che mi restituisci il dentifricio? Che si prende il dentifricio degli altri? Eh? Ma che figure mi fate fare? Eh? Dov'è la classifica? Però nel frattempo... Dov'è la... Oh, c'è un'altra bella cosa che hanno fatto le nostre ragazze a proposito. Spinte dai messaggini. Ecco Valentina che riceve il vostro applauso spontaneo. È una cosa che non è mai successa nei tanti anni di Miss Italia. Vedete, questa è una fascia. Questa è una fascia di Miss Italia. Tutte le miss hanno scritto un loro pensiero e vogliono consegnare questa fascia a Patrizia Mirigliani. E c'è il pensiero di tutte le ragazze. Ora io faccio una cosa, non sono abituato, ecco. È un gesto di grande affetto che le ragazze hanno voluto fare. Non era mai successo. Mi date quelle... Ecco, grazie, grazie, grazie. Questa è la Hit Parade delle 10 più pepate. Al decimo posto, non dirò a chi sono rivolte. Questo è il decimo posto. Perché ti raccogli i capelli? Forse perché fai schifo da sciolti? Numero 10. Fermi. Non è niente questo. Per la numero X, ci credi troppo, torna tra noi e poi sei anche cafona. Quanto bene si vogliono queste ragazze. Ma sei davvero così convinta? Pensi di essere la migliore e la più bella? Peccato che sei meno di niente. Questo è all'ottavo posto tra i più cattivi. Non vi dirò a chi sono rivolti questi, ma hanno anche scritto al posizione numero 7, assomigli proprio al mio peluche che tengo sul comò. È una scimmietta. Questa è la posizione numero 7. Numero 6. Dove vuoi arrivare con il tuo peso? Carina anche questa. Quinto posto per
Ciao, volevo farti complimenti. A parte che hai gli occhi storti, il mento che sembra un pizzetto e a parte che hai il fisico che sembra un manico di scopa, sei bellissima. Non c'è male, eh? Anche questo non è male. Quarto posto, quando sei nata ti hanno fatto battere la testa, il tuo cervello proprio non funziona. Cosetta da niente, ma veniamo nell'Olimpo. Terzo posto, complimenti, hai vinto il titolo di Miss Befana. Secondo posto, lo sai che sei veramente utile alla scienza? Guardandoti abbiamo la prova vivente che l'uomo discende dalla scimmia. Secondo posto, e al primo posto credo la più cattiva sia questa. Ma quanto hai pagato per arrivare fin qui? I soldi, spendili per rifarti la dentiera, cavalla. E questo credo che sia la più cattiva di tutte in assoluto. Birbanti! Va bene, abbiamo voluto sdrammatizzare anche il grande mondo di Miss Italia. La voglio finire con una per me, vai. E continuate a votare, 16477, poi il numero della Miss che avete intenzione di votare, oppure con il vostro cellulare un messaggio al 48444. Votate, votate, velocissimi. Guardate un po' nel frattempo che ho incontrato, guardate un po'. Eccoci, siamo tornati in diretta a 22.02, questo è Salso Maggiore, il palazzetto dello sport di Salso Maggiore che ospita l'edizione numero 67 del concorso nazionale Miss Italia. Salso Maggiore con Tabiano sono luoghi ideali per chi vuole sentirsi in forma, bene, che si vuole piacere e piacere sempre di più. Quindi mi raccomando, una bella vacanzina a Salso Maggiore ogni tanto ci sta proprio bene. Grazie dell'affetto che gli amici di Salso Maggiore hanno dimostrato ancora una volta alla carovana dei Miss Italia. A proposito, noi veniamo qua due volte l'anno, veniamo a giugno per l'elezione di Miss Italia al Mondo e a settembre per Miss Italia, anche se quest'anno è un settembre sufficientemente inoltrato. Dicevo giugno? Beh, a giugno siamo venuti qui per eleggere Miss Italia nel Mondo, che è con noi, certo, Carina... nel mondo. E che bellezza, e che italiana, anche un po' brasiliana. Carina Michelin. 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 Un po' veneta, un po' brasiliana. Tutte e due. Tutte e due. Oggi sono di ferrarista. Oggi sei proprio rosso Ferrari, sei rosso Ferrari. Senti, il tuo bimbo come sta? Perché mi ricordo che a giugno hai dedicato ha fatto compleanno lunedì scorso, quindi auguri a... auguri. Come si chiama, che non mi ricordo? Riccardo. Riccardo, che ci starà seguendo grazie a Rai International. Sì. Guarda come bella la mamma, Riccardo. Grazie, accomodati, grazie di essere con noi anche questa sera. Signori, diamo lo stop al televoto. Stiamo per selezionare le prime ragazze. Da 61 diventeranno 50. E poi inizierà la grande serata glamour della moda. Ma lo detto subito, glamour. Quella, Valentina. Ma che gustosa coreografia anche questa sera. Ormai alla fine farai, eh? Ecco, grazie. Simpatici anche ragazzi, queste cotose. Allora, sì, sì. Allora, questo collier in oro bianco e diamanti di Miluna lo vince la signora Maria Murrudodo. Non è il codice fiscale, è proprio il nome della signora. Maria Murrudodo di Torpè, Nuoro. Grazie. Grazie signora Maria Murrudodo. Grazie. Adesso arriva il momento del... Per te Miss Italia continua, per te Miss Italia finisce. Siete pronte ragazze? Sono svenute. Non hanno neanche la forza di dire sì. Proprio. La musica giusta, quella per tenere là alto il morale,
per creare il giusto pathos. Ecco il verdetto. Grazie. Tante belle cose. Si inizia. Eliminazione da 61 a 50. Numero 21. Silvia, per te, Miss Italia. Continua. Zero 25. Alessia, per te, Miss Italia. Continua. Zero 19. Gloria, per te, Miss Italia. Continua. 018. Linda, per te, Miss Italia. Continua. 015. Claudia, per te, Miss Italia. Finisce. È la prima eliminata, riceve l'applauso forte, mi raccomando, di tutto il palazzetto, fatevi sentire, che in questo momento la nostra ragazza potrà sperare solo nel ripescaggio della giuria tecnica. Zero, zero, sette. Manuela, per te, Miss Italia, finisce. Aggiungo un per ora, che c'è sempre il ripescaggio come speranza finale, eh? 011. Martina, per te, Miss Italia. Continua. 44. Rossella, per te, Miss Italia. Continua. Prendete nota man mano che le ragazze passano il turno, perché fra un po' riapriremo il televoto, eh? 101. Alessia, per te, Miss Italia. Continua.
098. Maria Cristina, per te Miss Italia finisce. Eccola qua Maria Cristina, che però sorride come giusto che sia. Avete visto i volti delle ex Miss dello scorso anno che rivivono questa emozione. Eh. 012. Maria Giovanna, per te Miss Italia continua. Zero 88. Gaia, per te Miss Italia continua. Ed Elfa, per te Miss Italia domani finisce. 002. Daniela, per te Miss Italia continua. Capite, le ragazze, alcune sono già pronte per i quadri moda, ma seguono e non vogliono perdere l'eliminazione delle altre Miss. 022. Maura Angi, per te Miss Italia finisce. Aspetta un secondo, aspetta un attimo, perché io ho visto dei signori, quando passano qui le ragazze eliminate, dovete fare gli applausi, lo capito? Che si deve vedere che vi direi dispiacere, capito? Anche voi che lo scorso anno eravate lì, ora fate le splendide, tutto così, va bene? Siamo dispiaciute per noi. Ah, è dispiaciuto. Hanno detto, siamo dispiaciute per noi. Andiamo, va. No, è che rivivono le emozioni, ovviamente, che hanno vissuto un anno fa e si ricordano loro, essendo lì, il momento nel quale ho detto il loro nome e ho detto per voi Miss Italia finisce. Invece Delfa si ricorda solo per te Miss Italia continua. I casi della vita. Riprendiamo il nostro percorso. Dove siamo rimasti? Eccola qua, con la numero 57. E cara Annabella, per te Miss Italia continua. Lizia. 065. Dunia, per te Miss Italia finisce. Guardate i commenti nel backstage. Dunia riceve l'applauso del palazzetto e anche Dunia potrà sperare nel ripescaggio della giuria, come del resto tutte le ragazze che andiamo a eliminare, ma soltanto 10 saranno ripescate. Zero 51. Elizabeth, per te Miss Italia continua. Zero
070. Veronica, per te Miss Italia continua. Beppe Fiorello, per te domenica Gio Petrosino e anche lunedì su Rai 1. Grande appuntamento. 090. Grazia, per te Miss Italia continua. Zero 13. Giorgia, per te Miss Italia continua. Zero 04. Claudia, per te Miss Italia continua. 'Lemi? Per te continua Miss Italia. Commentala, 'Lemi. 014. Jasmine, per te Miss Italia finisce. 095. Francesca, per te Miss Italia continua. 032. Ilenia, per te Miss Italia continua. 080. Claudia, per te Miss Italia continua. 017. Chiara, per te Miss Italia continua. 089. Yasmin, per te Miss Italia continua. 074. Federica, per te Miss Italia continua. 0 Masciarelli, per te Miss Italia non è neanche incominciata. Come concorrente, eh? 029, Linda Morselli, per te Miss Italia continua. 0 Eccole, guarda, tutti a guardare, tutti a guardare dietro le quinte, nel backstage. 063. Alice. Ah, scusa, 062. Susanne, per te Miss Italia continua. 'Canto c'è la 063, Alice, per te invece Miss Italia continua. 075. Linda,
Per te, Miss Italia, continua. .027 Susi, per te Miss Italia finisce. .043 Maria, per te Miss Italia continua. Fausto Brizzi, per te notte prima degli esami continua. .034 Gaia, per te Miss Italia continua. .069 Sabrina, per te Miss Italia continua. .067 Ermelinda, per te Miss Italia continua. .028 Maria Cristina, per te Miss Italia finisce. Non fate mancare il calore a queste ragazze mentre lasciano il palazzetto, perché resta solo la speranza del ripescaggio. Siamo allo 035. Maria Luisa, per te Miss Italia continua. 058 Luana, per te Miss Italia continua. 020 Eliana, per te Miss Italia continua. 001 Elaine, per te Miss Italia continua. 005 Chiara, per te Miss Italia continua. 052 Elena, per te Miss Italia continua. 053 Roberta, per te Miss Italia continua. 003 Claudia,
Per te, Miss Italia, continua. ...046, Elisa, per te Miss Italia, continua. 096, Rosa, per te Miss Italia, continua. 045, Ivana, per te Miss Italia, continua. 078, Roberta, per te Miss Italia, ma se lo dici tu, vabbè, finisce. 'A tutti. Ancora poche ragazze devono conoscere il verdetto. La numero 099, Ramona, per te, Miss Italia. Continua. 006, Martina, per te Miss Italia, continua. 023, Aida, per te Miss Italia, finisce. 033, Anna, per te Miss Italia, continua. 010, Giada, per te Miss Italia, continua. 036, Valentina, per te, Miss Italia, continua. 008, Cecilia, Victoria, per voi due, Miss Italia, continua. 042, Eleonora, per te Miss Italia, continua. Mi mancano 3 ed una deve essere ancora eliminata. 041, Giulia, per te Miss Italia, continua. 2 ragazze devono conoscere il verde. La 009 e la 016.
009. Maddalena, per te Miss Italia finisce. E per la 016 Stefania, Miss Italia continua. Salutiamo Maddalena che sta lasciando il nostro studio, una delle ultime ragazze eliminate, l'ultima anzi eliminata in questa fase. Eccola, vediamo entrare nel backstage. Queste sono le 50 ragazze ancora in gara. Vi do il via al televoto con una rapida carrellata su di loro. Vediamo chi è ancora in gara. 16477 con il telefono fisso e poi il numero della Miss che volete votare, oppure un messaggio al 48444. Ricordatevelo, 16477 con il telefono fisso e poi il numero della Miss che volete votare, oppure 48444. Allora, mettiamole i due numeri così i nostri amici da casa potranno seguire con particolare attenzione. No, non serve questo, serve quell'altra grafica, grazie. Eccola qua, molto gentili. 001 ancora in gara. E ancora in gara la 002, scorrete pure. E poi ancora la 003, la 004, la 005, 006, 008, la 010, la 011, la 012, la 013, 016, 017, 018, 019, 020, la 021 e poi ancora in gara, vediamo, la 025, la 029, la 032, la 033, 034, 035, la 036, in gara anche la 041, la 042, la 043, la 044, la 045, la 046, la 051, la 052 e la 053. Ma ancora in gara la 057, la 058, la 062, la 063, la 067, la 069, la 070, la 074, la 075, la 080, la 088, la 089, la 090, la 095, la 096, la 099 e la 101. Napoli, secondo estratto, X, Roma, secondo estratto, 2. In bocca al lupo! Via il televoto, votate, votate, votate velocissimi, 16477 con il telefono fisso e poi il numero della Miss che volete votare e portare avanti verso il titolo di Miss Italia, oppure con il vostro cellulare un messaggio con scritto il numero della vostra Miss favorita al 48444. Votate, 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 mi raccomando votate perché le Miss stanno aspettando i vostri voti e anche voi giurati con grande attenzione. Si continua, prima però guardate un po' che ho incontrato questo po'. Eccoci ancora insieme da Salso Maggiore, appuntamento con Miss Italia, questa è la grande serata della moda, continuate a votare, il televoto è aperto per voi, 16477 e poi il numero della Miss che volete votare con il telefono fisso oppure con il vostro cellulare, un bel messaggio, scrivete il numero della Miss e poi inviate il messaggio al 48444, veloci, mi raccomando, votate, votate, votate. Per vedere anche meglio le ragazze c'è un sito www.missitalia.rai.it, potete anche durante la nostra trasmissione andare lì e consultarlo. Avete visto il backstage, è la strada della moda, le ragazze si stanno preparando, eccole là. Ed Elfa, vogliamo entrare nel primo quadro con uno dei nostri cinque certo. grandi stilisti protagonisti di questa sera. Sì, ebbene, siamo in una giungla metropolitana dagli inconfondibili colori audaci e fluorescenti. E che dire, i disegni stampati di Enrico Coveri. Enrico Coveri, grande! We'll be right back.
è su questa moto. Guarda chi c'è. Pago. Eccolo. Parli di noi? Parlo di voi, parlo di Covery. Covery, il grande Covery. Grazie di essere stato con noi, meravigliose le nostre ragazze che hanno indossato in maniera perfetta gli abiti di Enrico Covery. Eccolo lì, Francesco Martini Covery, ben arrivato Francesco, grazie e complimenti ovviamente per questa giungla nella quale ci hai portato, grazie. Francesco sta portando con forza avanti questo nome così nobile dello zio Enrico Covery. Bene, grazie ragazze, fate no, permesso, volevo salire sulla moto ma non c'è. Allora passate tutte, via, su, ah, oh, bella, davvero bella. Chissà se Tonon vi avrebbe portato in giro per Salso Maggiore con questa moto. Una cosa è certa, che Desiree Noferini, Silvia Sera, Vera Sant'Agata e Matilde Siracusano sono state proprio in giro per Salso Maggiore con questo cicerone d'eccezione che è il buon Tonon. Vediamo che cosa ha fatto e se soprattutto loro lo hanno sopportato. Ma dove è andato adesso? Mi ha detto che voleva sostare nell'orto. Ma che cos'è, lavanda? Sì, che profumo. Ah, che pace, che profumi, che colori. Per un uomo di città come me questo posto è corroborante. Corrobo che? Questo è l'Hortus Conclusus, voi dovete sapere, che è una fedele ricostruzione di un giardino medievale, dove io, ditemi quello che volete, ma mi sento a mio agio. Beh, a Salso Maggiore c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Guardate, guardate cosa abbiamo trovato, la lavanda bianca di Salso Maggiore. E mi hanno detto che cresce soltanto qui. Che erbe meravigliose. Con le quali si fanno delle ottime tisane. Idea. Tisane? Termi di Salso Maggiore. Andiamo. Io l'ho presa al tiglio. E io la melissa. Oh, alla salute, ragazze! E allora, cos'altro hai in programma per noi oggi? Ah, io oggi rimango tutto il giorno alle Terme Berzeri perché ho voglia di esperienze orientali. A più tardi, care! E vai! Per noi, fitness nella piscina termale alle Terme Zoia. Oh, niente di meglio per sentirsi sciolto. Eccoci di nuovo insieme, eccoci di nuovo insieme. Delfa, stiamo viaggiando in questo mondo della moda. Il primo quadro è stato bellissimo, il secondo lo sarà altrettanto, e così il terzo, il quarto e il quinto, perché sono cinque grandi marchi, cinque grandi stilisti che stasera ci onorano della loro presenza e danno l'opportunità a questa ragazza di coronare un po' il sogno della moda, perché diciamo la verità, il vostro sogno è quello proprio di indossare questi abiti e di sfilare. Certo, come, sì, eh? È vero. Ricordo, è un sogno. Sì, è un sogno e poi è bellissimo, è divertente sfilare, scendere bello, da quelle scale. Sembrate anche diversi, con tutta una grinta. Sì, tutta, lo sguardo intenso. Guarda, Marta, sono brave queste ragazze, eh? Per ora come se la cavano? Sono bravissime, 10. 10 a tutte? 10. Vedremo i prossimi quadri. Voi intanto votate, 16477, poi il numero della Miss che volete votare dal telefono fisso, oppure 48444, il numero con il cellulare, ovviamente è un messaggio che dovete mandare a questo numero, 48444. Si va avanti, giriamo pagina, chi è? Dove entriamo adesso? In quale mondo? Siamo in un'atmosfera da concerto per ragazze che amano la moda e la musica. Ed ecco la collezione punk, rock, chic di Paola Frani. Altra delicatezza con forza. Paola Frani! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.
Misteriosa bionda, bellissima, Elena Santarelli. Buonasera. Buonasera a tutti. Ben arrivata. Grazie. Elena Santarelli per Paola Frani. Dov'è Paola? Eccola là. Ti accompagno da lei. Elena, grazie di essere stata con noi. Grazie. Ricevi l'applauso del palazzetto e applausi ovviamente a Paola. Complimenti, complimenti a Paola Frani. Un'altra collezione tutta da seguire con grande attenzione. Attenzione, stop al televoto. Stop al televoto, stop al televoto, perché adesso dovremo riprendere anche il percorso verso il titolo di Miss Italia. Le ragazze per ora in gara sono 50, diventeranno 40, ne elimineremo altre 10, anzi le avete eliminate voi e voi giuria in studio e voi da casa. Bella serata, approfitto per ringraziare il lavoro che si svolge dietro le quinte,
che è grandissimo. Vi potete immaginare che cosa non accade dietro le quinte: parrucchieri, truccatori, i vari assistenti degli stilisti. Un grande lavoro coordinato come sempre da Lalla e da Simona e da Simona Cagnoni. Da Lalla Simonetti e da Simona Cagnoni. Bravi, un bacio come sempre al coordinamento delle Miss. Allora, il verdetto? Ah no, no, intanto abbiamo la busta. Vieni, 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 Valentina, vieni. Riconosciamo un altro vincitore dei nostri premi. Eccoci qua, sta attenta che poi magari stai. Ecco, vi ricordo che lei è la numero 102, colei che ha gufato e continua a gufare, anche se ormai ha solo il compito di essere al mio fianco. Allora, vince questo collier in oro bianco e diamanti di Miluna il signor Raffaele Trimarco di San Giorgio a Cremano, Napoli. Grazie signor Raffaele, che ha telefonato, ha votato, ha visto, la fortuna l'ha baciato. Grazie, grazie. Ecco, vedo che sta questa musica, sì, è quella giusta. Grazie come sempre, tante belle cose. Io inizio. Ancora vedete tutti in attesa del verdetto. Perché poi il lavoro il mestiere del giurato prende, no? Beppe, visto che eri lì tutto preso con Lorena, c'è un microfono al volo? Dico, prende, sì. No, il lavoro del giurato. Certo. Sei concentrato. Stai votando bene, concentrato. Certo. Approfitto per ricordare che, ricordati che lunedì, già. Domenica è lunedì. Perché in diretta? No, la tua fiction non è in diretta. Non è in diretta. Però c'è questo grande appuntamento con un'altra grande fiction alla quale tieni particolarmente, vero? Sì. Gio Petrosino. Ci ho rischiato anche la vita. E quindi ci tengo particolarmente. È accaduto un incidente grave durante la lavorazione, però sono qui, quindi. Sei qui e poi anche perché ricordo che il tuo papà vi raccontava questa storia. Sì, molto. Petrosino è stato sempre un nostro mito d'acquisto, Petrosino, esatto. Questi personaggi. È un'altra grande fiction di Rai 1, l'appuntamento. Grazie. Domenica e lunedì. E a proposito degli appuntamenti su Rai 1, Lorena Biacchetti con Domenica In e Flavio con Affari Tuoi, sempre da domenica sera per quanto riguarda Flavio Insinna e Affari Tuoi. Allora, che cosa succede? Andiamo in pubblicità? Sì, subito, pausa pubblicitaria, brevissima, prima però vi faccio vedere una cosa. Siamo tornati in diretta, ma prima di scoprire il verdetto, guardate un po' che cosa mi è successo nel pomeriggio. Visto? Ho la busta, eliminazione da 50 a 40. Iniziamo la grande corsa verso il titolo di Miss Italia. Vediamo chi continua e chi si ferma qua. 088, Gaia, per te Miss Italia. Continua. .034 Gaia Maria, per te Miss Italia. Continua. 0.35, Maria Luisa, per te Miss Italia, continua. 0.36, Valentina, per te Miss Italia, finisce.
anche Valentina per ora la consolazione di questo grande applauso del palazzetto, ma in cuor suo poi la speranza del ripescaggio che sarà l'appannaggio della giuria tecnica domani, e quindi domani inizieremo proprio con la con scoprire le prime 10 ragazze rimesse e riammesse in gara. Maria Giovanna 012, per te Miss Italia finisce. .004 Claudia, per te Miss Italia continua. .011 Martina, per te Miss Italia continua. 070 Veronica, per te Miss Italia finisce. .005 Chiara, per te Miss Italia continua. 041 Giulia, per te Miss Italia continua. 025 Alessia, per te Miss Italia continua. 001 Elaine, per te Miss Italia continua. 042 Eleonora, per te Miss Italia continua. 080 Claudia, per te Miss Italia continua. 101 Alessia, per te Miss Italia continua. 017 Chiara, per te Miss Italia continua. 016 Stefania, per te Miss Italia continua.
089. Yasmin, per te Miss Italia continua. Zero 74. Federica, per te Miss Italia continua. 096. Rosa, per te Miss Italia continua. 063. Alice, per te Miss Italia continua. 021. Silvia, per te Miss Italia continua. 013. Giorgia, per te Miss Italia finisce. 0 anche Giorgia lascia per ora la gara e dei commenti del backstage, le ragazze che osservano la nostra gara e il verdetto. Siamo alla numero 20. Eliana, per te Miss Italia continua. 058. Luana, per te Miss Italia continua. 052. Elena, per te Miss Italia continua. 051. Elizabeth, per te Miss Italia continua. 032. Ilenia, per te Miss Italia continua. 010. Giada, per te Miss Italia continua. 095. Francesca, per te Miss Italia continua. 057. Annabella, per te Miss Italia finisce. 0 anche Annabella riceve l'applauso di tutto il palazzetto e anche per lei resta la speranza del ripescaggio. Ma fatevi sentire, più forte.
Bravi, bravi, anche lei signora, invece di... Su. Guarda le curiose. .044 Rossella, per te Miss Italia continua. .043 Maria, per te Miss Italia continua. .029 Linda, per te Miss Italia continua. .002 Daniela, per te Miss Italia finisce. Anche Daniela riceve l'applauso, vedete, in questa camminata che fa in mezzo, c'è il sorriso non manca. .067 Ermelinda, per te Miss Italia continua. .018 Linda, per te Miss Italia finisce. Anche Linda viene accompagnata in questa sua uscita dall'applauso del palazzetto. .069 Sabrina, per te Miss Italia continua. .033 Anna, per te Miss Italia continua. .075 Linda, per te Miss Italia finisce. Ecco Linda, le lascio al palazzetto tra gli applausi. Un velo d'emozione come vedete sul suo volto, ma fa finta di niente, gira l'angolo e raggiunge le altre ragazze. .003 Claudia, per te Miss Italia continua. .006 Martina, per te Miss Italia finisce. .099 Ramona, per te Miss Italia continua. .062 Susanne, per te Miss Italia
continua. Zero 19. Gloria, per te Miss Italia, continua. Ancora poche ragazze devono conoscere il verdetto e solo una deve essere ancora eliminata. Zero 90. Grazia, per te Miss Italia, continua. Zero 08. Cecilia Victoria, per te Miss Italia, continua. Tre ragazze devono conoscere ancora il verdetto, una sarà eliminata. 045. Ivana, per te Miss Italia, continua. 46 e la 53 devono conoscere il verdetto. Una continua, l'altra viene eliminata. Vediamo il verdetto per la 46. Eccola, Elisa, per te Miss Italia, continua. E vuol dire che per la numero 53, Roberta, per te Miss Italia finisce. È l'ultima ragazza ad essere eliminata in questo gruppo, seguiamola per tutta la sua uscita di scena, accompagnata dal vostro applauso, dall'applauso del palazzetto. È un applauso forte che resterà nel cuore di questa ragazza, che spera a questo punto soltanto nel ripescaggio da parte della nostra giuria tecnica. Allora, le ragazze in gara sono rimaste 40, vediamole, voi pronti da casa a ripartire con il televoto, vediamole. Allora, in gara ancora la ragazza, la concorrente con il numero 001, 003, 004, 005, 008, la 010, in gara la 011, la 016, la 017, la 019, la 020, 021, 025, 029, 032. E poi ancora la 033, la 037, la 035, ancora in gara 041, no, forse, scusate un attimo, abbiamo saltato qualcuno? Eh? Possiamo rifare questa carrellata forse? Scusate, 033, è ancora in gara, poi rivediamo, andiamo, la 034, ecco, era la 034, poi la 035, la 041, la 042, la 043, la 044 e ancora in gara 045, la 046, la 051, in gara la 052, la 058, la 062, in gara la 063, la 067, la 069 e ancora la 074, la 080, la 088, la 089, la 090, la 095, la 096, in gara la 099 e la 101. 16477 e poi il numero della Miss di vostro gradimento, oppure con il cellulare un messaggio con il numero della Miss al 48444. Votate, via, via al televoto, votate rapidissimi, perché queste ragazze tra poco
da 40 diventeranno 30 e loro avranno la certezza, queste 30, di andare alla finale di domani sera. Pausa pubblicitaria brevissima e poi da Salso Maggiore la gara continua. In diretta con la penultima grande serata, la serata dedicata alla moda nel concorso di Miss Italia. Domani sera la grande finale, ricordate i grandi ospiti che ci sono: presidente della giuria Silvestre Stallone, Zucchero che torna dopo 4 anni a presentare proprio qui a Miss Italia il suo nuovo album, e poi Tiziano Ferro, un altro dei grandi campioni della musica italiana. Ma andiamo per ordine, e poi tanti altri ospiti, ma andiamo per ordine, sì. Riprendiamo la nostra gara, ricordate che il televoto è aperto, 16477, poi il numero della Miss che volete votare dal telefono fisso, oppure con il vostro cellulare un messaggio con il numero della vostra Miss preferita al 484-444. Salso Maggiore e Tabiano, tu lo sai perché lo scorso anno seguì, sei tornata, sono luoghi di divertimento, di benessere, di relax, ma soprattutto, come vedete, di bellezza. A proposito di bellezza, il passaggio con la moda è automatico, andiamo nel prossimo quadro con un altro grande stilista. Sì. Ebbene, un omaggio alla soubrette Josephine Baker, alle sue curve e alla sua radiosa sensualità. Siamo negli anni 30, dietro le quinte delle Folies Bergère, con gli abiti di Angelo Marani. Angelo Marani, guardiamo.
Angelo Marani, Alena Seredova. Come stai? Ma sei cresciuta ancora? Questa volta ho pure tacchi più alti. Hai tacchi ancora non più alti? Non so perché, ma a me, guarda. Vabbè, allora c'è il trucco, eh? Vuoi arrivare, vuoi diventare un portiere proprio da quanto vuoi diventare alto, eh? Me le aspettavo. Lo so. Senti, salutaci il grande campione del mondo, tanta felicità, ti vedo in perfetta forma, l'amore va bene, va tutto bene. E allora ti accompagno da Angelo Marani che ti ha vestito in questa occasione. Buonasera. Grazie Elena e complimenti ad Angelo, complimenti. Un altro grande quadro moda in questa serata dedicata proprio al glamour della moda e al sogno delle nostre ragazze che è appunto spesso quello di sfilare. Continuate a votare, 16477 dal telefono fisso oppure con il cellulare 48444, un messaggio dovete mandarlo al 48444. Bene, in giro sempre per il Salso Maggiore, sempre con le nostre ragazze, guardate dove sono state, il buon Tonon dove le ha portate. Maestra, incominciamo. Il Tai Chi, chiamato anche massimo supremo esercizio, fu inventato più di 5.000 anni fa da monaci cinesi per la longevità, la vitalità e la massima esaltazione della meditazione. Sento un po' contratto. Ehi, noi ci siamo già conosciuti? No. Ehi. Esagerate, insomma anche voi con i fanghi addosso non è che siate proprio un granché, eh? E pensate che i fanghi delle terme di Salso Maggiore hanno un sacco di proprietà. Sono emollienti, sono disintossicanti, sono rilassanti. Bene, avete visto quante meraviglie ci sono a Salso Maggiore e che cosa ha combinato il buon Tonon. Le ragazze non lo sopportano praticamente più, tranquille, perché domani sera tornerà con noi. È una bella notizia per voi. Voglio chiedere alla nostra meravigliosa presidente giuria di questa sera, della giuria artistica, ecco, che quadro ti sei fatto di queste ragazze? Tu che adesso ormai sei anche produttrice, regista, quindi come le viste anche con l'occhio per eventuali nuove... Mi piacciono dico. Perché molte di loro sono belle e anche piene di grazia. E io credo che la bellezza sia imprescindibile in una donna dalla grazia. Proprio, e questo mi è piaciuto molto. La grazia, la femminilità e l'eleganza. Bravo. E questa serata, come del resto, guarda, di grazia e di eleganza la nostra Delfa. Grazie Carlo, grazie mille. Assolutamente. Quando l'hanno eletta, avevo visto l'ultima ora di questa, io ho detto non la voteranno mai perché è talmente delicata, e quando ha vinto ero entusiasta, sì, molto contenta. Torniamo nel mondo della moda, questa nostra grande serata, altro grande protagonista della moda italiana, dove, in quale mondo entriamo adesso? La musica romantica di Chopin e l'immagine anticonformista e androgina della sua amante George Sand hanno ispirato la collezione di Lorenzo Riva. L'eleganza e la classe di Lorenzo Riva. Thank you.
Ecco chi è al pianoforte, Alessia Fabiani. Alessia, ben arrivata a Miss Italia. Sì, buonasera a tutti. Come suoni, grazie. Bene. Magari. Alessia, sono molto immedesimata. Sì, devo dire sì. Per Lorenzo grazie. Riva, che ti accompagno da Lorenzo con le sue creazioni, l'eleganza senza tempo e di gran classe. Complimenti, complimenti. Grazie Alessia. Molto bene, si va avanti, ancora bella questo mondo della voce, fa sognare, eh? Soprattutto voi donne, con le gomitate solite. Veramente no, questo era come un tuffo in una classicità meravigliosa, donantissima, molto bene. Apprezzato. Anna? Bella, fantastico, guarda. Senti una cosa, ma in teatro tu non dovresti essere in teatro per zitto, Nothing ne approfitto here. Infatti per salutare i miei compagni di lavoro, arriverò presto, Massimo Natale, la regia, tutti quanti, aspettatemi e sarò più carica che mai, grazie. Mi raccomando, a Lorena voglio sapere, come sarà questa prima parte di Domenica In? Come stai vivendo questa sarà, attesa? Inevitabilmente con tanta emozione, sarà un viaggio intorno ad una parola, con tanti ospiti, cercheremo di capire il significato, quindi un viaggio soprattutto con la fantasia. Bene, bocca al lupo, perché ci vuole un applauso speciale per Lorena. Grazie. Che si trova di fronte a un impegno grande e bello, che però vivrà con grande energia. Grazie. Continuate a votare, 16477, poi il numero della Miss che avete intenzione di votare, oppure con il cellulare al 48444. Il direttore De Noce mi sta facendo i gesti perché mi vuol dire che è una cifra record dei messaggi, quindi state votando tantissimo, un record assoluto, grazie di essere con noi, continuate così, votate, un record, no? Un record. Ma domenica sera il capitano da capitano vai ad aprire i pacchi, questa trasmissione di Rai 1 che è fortissima. Sì, affari tuoi saranno affari miei, no. Loro, del pubblico, speriamo di non tradire la fiducia del pubblico e del direttore e della rete. Flavio è un grandissimo professionista che merita tutto il nostro affetto, anche per te ci vuole l'applauso triplo e quadro, grazie. In bocca al lupo. Grazie. È una forza della natura. Un sacco. Poi posso dire una cosa, da stasera c'è una responsabilità in più perché appunto andiamo in onda di domenica e dopo affari tuoi, i pacchi, inizia uno straordinario telefilm di un amico, quindi se lo lascio insomma male, non ne parlo, perché c'è problemi di traino, di cose famose. Ha detto ti vengo a cercare, quindi dice lasciami bene. Allora, no, sarà un grande appuntamento domenica sera a tutti su Rai 1, partendo subito dopo il TG1 con, anzi sai che si potrebbe fare, visto che ancora non è iniziata domenica, no? Potrei montare una puntata speciale dell'eredità, così per completare, poi andiamo così, è tutta una famiglia, come è giusto che sia la grande Rai 1, la rete ammiraglia, la rete più amata dell'Italia. Bene, in bocca al lupo, grazie. Ovviamente anche Alicia e al suo, del Kilimangiaro, Paraponzi, dobbiamo andare avanti, Paraponzi, andiamo. Tu ti sei già messa a sedere e non volevi più lavorare, Paraponzi, e invece ti devi alzare e presentare il prossimo stilista, Paraponzi, vai. Ok. È uno stile multietnico rubato a diverse culture, dai tessuti kilim ai corsetti francesi, dai corredi siciliani ai colori del Nord Africa. Ecco le predatrici ho capito. Di Marella Ferrera. Marella Ferrera, fortissima. We'll be right back.
Despica per Marella Ferrera. Complimenti. Grazie, buonasera. Come stai? Mi hanno detto che tu il fianchi lo sai muovere molto bene. Lo so muovere? Il fianchi. I fianchi. Ma guarda. Puoi vedere? Guarda. Un posto della luce proprio, un posto della luce. Ma se tu mi dai delle lezioni private io imparo molto velocemente, guarda, ma velocemente, velocemente. Ti accompagno qua. Complimenti. Grazie a Marella Ferrera e queste atmosfere sempre così alla ricerca di nuove fantasie, colori, sapori ed etnie. Grazie. Votate, votate 16477, poi il numero della Miss che avete intenzione di votare, che vi piace di più, oppure mandate un messaggio al 48444, sempre, ovviamente scrivete il numero della Miss preferita e mandate il messaggio. Adesso c'è una pausa pubblicitaria brevissima e poi rivedremo di nuovo le ragazze in gara. A tra poco. Non mi sentite? Mi sentite? Mi aprite il microfono? Uso questo o mi aprite questo? Ce la fate ad aprire questo? Ecco, non si apre più. Bene, stasera sta succedendo di tutto. Allora, 16477, bentornati qua nel mondo di Miss Italia per votare ancora le nostre ragazze con il telefono fisso o 48444 con il vostro cellulare. È un momento di conoscerle, le 40 per ora che sono in finale, 10 saranno eliminate, quindi le dovete votare, mi raccomando, conosciamole velocemente. Allora, con una chiacchieratina, i nostri numeri di Miss Italia. Sei gelosa? Sì, perché? Perché fondamentalmente non mi fido molto delle persone. Ah, bello. E come mai non ti fidi delle persone? Sei diffidente. Sì, perché più di una volta mi hanno fregato, quindi... Frega oggi, frega domani, dice aspetta che non mi voglio più scottare. Mi sono fatta fuori. Lei è gelosa del suo fidanzato? Vabbè, in modo giusto. Non troppo, però... Controlli i messaggi che riceve sul telefono? No. Vabbè, no. Devo dire, una volta l'ho fatto. E cosa hai scoperto? No, nulla di grave. Tutto a posto. Non tutto a posto. Beh, sul calcolo delle probabilità... Lei, signorina, è gelosa, controlla il suo fidanzato? Io niente fidanzato, quindi non sussiste il problema. Quando ce l'avrai avuto una volta, in passato? Sì. Ma una gelosia è il giusto, sicuramente, sì. Un pochino ci vuole. Un altrimenti. Pochino ci vuole. Sì. Cosa fai se tu sei fidanzata? Sì. Trovi il tuo fidanzato con un'altra ragazza che si sta dando un bacio. Cosa fai? Vado lì, prima schiaffo lei e poi anche lui. Schiaffo direttamente? Sì, schiaffo. Non direttamente. Vuoi spiegazioni, niente? Dopo anche le spiegazioni, prima lo schiaffo. Però prima lo schiaffo, a tutte e due. Tu che fai? Aiuto. Mi arrabbierei tanto, però cercherei di controllarmi, però poi sarà... Cioè, farei valere le... Ma cosa fai? Lo lascio. Ah, ecco, cioè, un giro e poi lo lascio. Non perdono. Non perdono, bene. Andiamo dall'altra parte, come voglio fare ancora di tradimento. Fai il tuo fidanzato con una ragazza che sta andando... Beh, dovrei trovarmici, per fortuna non mi sono ancora trovata, però mi arrabbierei tantissimo, quello sì. Che faresti? Schiaffo a lui. Attenzione, sicuramente. Schiaffi a lui. Sì. Lei? Lei non c'entra niente. È lei lui non fidanza. C'entra niente, era lì per caso, passava di lì. Ma come non c'entra? Va bene, comunque è una filosofia anche questa. Tu che fai? Io vado lì e faccio finta di essere sua sorella. Cioè, come? Raccontami. Faccio finta di andare lì, di essere tranquilla e dirgli: "Oi, ciao, sei con una nuova ragazza?" Lui, ma a te è successo? Perché lo dice in un modo come se gli fosse già successo? No, non mi è mai successo, no. Non è mai successo. Però ho saputo di una ragazza che ha fatto così, allora ho deciso che se dovesse succedere lo rifarò. Adotterai questo sistema. Sì. Bene, andiamo avanti. Gelosa? Tantissimo. Cosa fai per gelosia? O cosa hai fatto? Niente di che, io comunque lo controllo tantissimo, questo devo dirlo. Cellulare, messaggi. Leggi tutti i messaggini. Pure lui lo fa, quindi. Sì. Le controlla il cellulare. Guarda, la nostra presidentessa è rimasta lì. Tu lo controlli a lui, lui lo controlla a te. Sì. Tanto siamo sinceri l'uno con l'altro, quindi... lo vedo, proprio... c'è una fiducia incredibile. Ma lo vedo. Andiamo avanti, lei? Non possiamo sono... abbassare un po', per cortesia, la musica che c'è qui, che si sente solo la musica? No, abbassarla e alzare i microfoni, grazie. Non sono gelosa del mio ragazzo in quanto non sono fidanzata. Cosa? Non sono fidanzata. Sono felicemente single. Sei felicemente single? Ma felicemente. Sei gelosa? No. No. No, va bene, è felicemente single.
Lei? No, invece un po' di gelosia ci vuole nel rapporto, altrimenti vuol dire che la persona non ti interessa tanto. Sì, un po' di gelosia, io sono gelosa, sinceramente. Sì. Bene. Abbiamo parlato di gelosia e tradimento. Per la cronaca, tra le cose che dicono le ragazze di fare in caso di tradimento, gli rigo la macchina, mi faccio una risata e una ha detto vado con il primo che passa. Questa. Carriera e compromessi, vediamo questa videata. Abbiamo fatto un po' di domande, abbiamo scoperto che il 78% non è d'accordo per fare compromessi per la carriera, il 59% non vuole fare calendari con nudo e il 60% no a scene di film nudo. Soltanto l'8% ha detto sì al calendario nudo, questo per la cronaca. Bene, andiamo avanti, cambiamo anche argomento e parliamo di seduzione. Cosa fai per sedurre un ragazzo? Allora, innanzitutto cerco di attirare la sua attenzione con lo sguardo, dopodiché... Fai lo sguardo. fallo, così. In questo momento il nervosismo è troppo forte, non ci riesco. Vuoi un uomo da sedurre? Aspetta, Masciarelli, vieni un momento qui. Tu passa... Hai chiamato quello giusto. Passa con indifferenza. Vorrei ricordarti che io vestito piaccio, ma nudo convinco. Quindi guarda tu. Passo? Fermo qui, guardi. Devo passare in un momento cioè, moda o normale? No, normale. Normale, da passante. Vai. Buonasera. Aspetta, rifai lo sguardo. C'è una cosa da dire. Sì. Che comunque devo finire la frase, perché faccio lo sguardo, cioè catturo l'attenzione con lo sguardo, ma distolgo subito lo sguardo per farmi desiderare. Facciamo prima a vederlo che a capire, vai. Grazie. Fallo. Vado via? No, aspetta. Lo puoi fare questo sguardo che lanci l'amo e lo porti via? Non posso farlo. Se no stiamo qui tutta la sera. Vado? Vai. Sguardo. Ecco, e non si è riuscita. Fallo senza guardare. Guarda là e immagina che stia passando Masciarelli, vai. Ah, bello. Dai, andiamo avanti. Tu che fai per sedurre un ragazzo? Io gli sorrido. Sorridi? Sì, fa cerco di sedurlo col sorriso. Tu invece? Io lo sguardo e il sorriso. Puoi tenere il microfono da sola? Sì. Fare contemporaneamente sguardo e sorriso? È uguale, è come eri prima. Certo. Quindi seduci tutti quelli che passano? Tutti i secondi. Tutti. Andiamo avanti. Tu hai qualche... Prendi il microfono, fate da sole. Io lo guardo intensamente. Tu sa... Lei è senza voce. Scusa. Che fai? Lo guardo intensamente. No, parla normale così un po'. E non ci riesco. Nemmeno sottovoce? Ok. Dai così, dai, cosa fai? Lo guardo intensamente. In che modo? Così. Vai. Anche per 6 o 7 ore? Sì. Fino a che nulla non ti guarda. Bene, grazie. Tu che fai? Generalmente quando volevo sedurre una persona... mi comportavo un po' in maniera fredda e distaccata ed è sempre funzionato. Cioè fai il contrario? Sì. E perché usi il passato? Perché ora sono fidanzata e quindi non seduco da un po' di tempo. Ah, ecco perché. Amore, ti ricordi il tuo primo bacio? Quando e dove? Sì, il più bello è stato a Capri. A Capri? Sì. Tra poco, una nuova fiction su Rai 1, Capri. No, davvero, c'è la fiction Capri su Rai 1 prossimamente. Protagonista è il mio bacio. Il tuo bacio? E con chi? Te lo ricordi? Con il mio attuale fidanzato. Con il tuo attuale fidanzato! Bella questa storia. Ma chi ha preso l'iniziativa, lui o tu? Lui. Lui. E tu che hai detto? Gli hai dato un bacio. Vabbè, è stato bellissimo. Ricordi il tuo primo bacio? A 15 anni, con un amico di vecchia data. Qui? Con un amico di vecchia data. Ah, ha detto, facciamo un esperimento, diamoci un bacio. No. Cosa? No. Oddio, questa sarebbe... No, ci credo. Il primo bacio col mio fidanzato. Tuo fidanzato, come lo chiami il tuo fidanzato? Cioè, avete un come vi chiamate? Amore, oppure, mi vergogno a dirlo, Boto. Boto? Boto. Boto, eh? Così, è nato così per caso, Boto. Poto gli alberi e Poto. Tu il primo bacio? Io il primo bacio a 14 anni con un mio vecchio amico. Avevi paura di far tardi, eh? Bene. Sì. E come lo chiami? Il tuo fidanzato come lo chiami? Lo chiamo amore o cucciolo.
Ah, oh, cucciolo, Elena. Che gli dà da mangiare? Poi cucciolo, cucciolo. Primo bacio? Il bacio a 16 anni col mio attuale ragazzo, il 19 dicembre. Ti ricordi anche la data? Dove eravate? A Capri. No. No, ah, meno male, se no... Faceva freddo. Faceva freddo e vi siete... Stava per nevicare. E vi siete baciati. Sì. Poi la neve è arrivata? E ci siamo baciati. Sì, ma poi anche ha nevicato? Stava per nevicare. Qualche tigre in zona? No. Sì. Ecco, così siamo a posto con la tigre e la neve. Come chiami il tuo fidanzato? Angelo, amore e pasticcino. Pasticcino! Lo chiama pasticcino! Sì. Davvero? Sì. Bellino. Ma i soprannomi non finiscono qui, anche quest'anno ci divertiamo. Tra i nomignoli per lui, Pepe, no, Pepe, Amò, Gigio, Ciccino, Cuccu, Cucciolo, Piccolo, Pulcino, Patata, Scricchi, Chicco, Babi, Fefè, Berele, Berele, Miellino, Topo Mio, Pivellino, Trincio. Lei lo viene chiamata così. Cioè no, sì, Brici, Cucotta, Pisè, Principessa, Ciucchina, Pulcina, Truciola, Cucuzza, Cucuzza. Aspetta, aspetta che non è finita. Cucciola, Splendida, Ciccina, Pollicina, Patti, Pillola e Puzzetta. E Puzzetta. Oh, abbiamo chiesto anche, vista l'ora, si può dire, abbiamo parlato di sesso. Con chi ne parli? Marco Rossi, senti un po' le nostre ragazze. Con il 47% ne parlano con le amiche, con il 26% col fidanzato, soltanto il 18% con la mamma. E poi c'è anche, abbiamo scoperto anche la prima volta, insomma, lasciamo bene. Che ne dici, Marco? È il campione reale? Corrisponde anche nelle tue ricerche? No, è vero, perché è vero, di sesso si parla... Parlano così poco con le mamme? Sì, questo è il problema, perché c'è sempre una grande vergogna a rivolgersi verso i genitori, quando invece sarebbero delle persone che ti possono dare dei consigli molto importanti, perché hanno una grande esperienza e ti sono sempre vicini. Quindi si possono rivolgere tranquillamente anche alle mamme, dai. Esatto. Molto con le amiche e con il fidanzato, con le amiche la maggioranza. Bene, andiamo avanti. Parliamo di bugie. Tu dici bugie? Sì, ogni tanto. Raccontacene una che hai detto, dai. Oddio, quando faccio qualche maragella a casa... Ah, ma racconta un esempio. Quando rompo qualcosa a casa o quando sporco casa, quando sporco dici, il pavimento. Arriva, chi l'ha rotto? Non si è rotto da solo, io non c'ero. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Tu bugie? Qualche volta. Vogliamo raccontare una? Dai, dai, confessarne una, dai. Vabbè, ho detto a mamma che andava a scuola e non sono andata. Vabbè, questa è una bugia. Questo, va, le ordine, questo anche a Rossella, ho visto che anche tu, questa era la routine, la normalità. Va bene, andiamo avanti. Bugie? Ma quando ero più piccola ne raccontavo qualcuna, infatti se mi metto di profilo si capisce. Sì, Finocchio? Sì. Mai quanto me, prego. Bugie? No, non tante, ogni tanto per far arrabbiare il mio fidanzato le dico che non lo amo, ma non è vero, colgo l'occasione per dirgli che lo amo tanto. Ma perfida, cioè tu al fidanzato gli dici non ti amo più. Quando mi fa arrabbiare sì. E come io dici, fammi vedere. Non ti amo più. E poi invece quando fate pace? Lo coccolo. Bellina. Lei signorina dice bugie? Bugie a buon fine, niente di particolare, non un riesco. Esempio, un esempio di bugie a buon fine. Ma... Piccole cose, sì, insomma. Sì, piccolissime. Vabbè, vado dalle colleghe, invece a voi voglio chiedere qualcosa sul vostro corpo. Cioè, vi piace tutto nel vostro corpo? No. Cosa cambieresti del tuo corpo? Allora, cambierei i piedi. Sì? Ne vorresti 3, 4, 5? No, due, sempre due. Poi? Il naso. Perché se lo guardi qui, c'è una gobbetta? La vedi? Ma tutti ce l'hanno la gobbetta leggermente. Ma la mia è accentuata. Vabbè, non stia tranquilla. Lei? Parte del corpo che non ti piace? Il mignolo della mano sinistra. Il mignolo della mano sinistra. Aspetta, no, non lo facciamo vedere a tutti, no. Mamma mia! Cioè, è normale, come tutti i mignoli del mondo. Sì, è un po' storto. Sì, allora drizzi. Magari si potesse. Sì, ha voglia. Lei? Cosa vuoi che ti dica? Mamma e papà mi hanno fatta così. Cioè, devo discutere con loro se c'è qualcosa che non va. No, cioè...
Però se diciamo che va tutto bene, allora noi donne diciamo una bugia, perché c'è sempre qualcosa che non cosa va. Cosa cambieresti se tu potessi cambiare qualcosa? Cosa cambierei? Ma io al momento sono felicissima. Così? No. Cioè, la natura mi ha fatta così, grazie di questo, e vado avanti così. Oh, brava, brava. Spero di rimanere giovane, quello sì. Tu hai una parte del corpo che vorresti cambiare? Sì, l'altezza. L'altezza? Sì. Perché? Vabbè, sono contenta di come sono fatta, però... Qualche centimetro in più, dice, avrebbe bisogno. Esatto. Bene, lei? Io... non lo so, forse no, sicuramente i piedi. I piedi? Sì. Li vorresti cambiare? Come li vorresti anche tu? Molte dicono i piedi, eh? Come li vorresti? Non lo so, un po' più sottili. Un po' più sottili, sì. Va bene, va bene, va bene. Allora, cosa cambierebbero il loro corpo? Il 19% i piedi, il 13% il seno, il 4% i denti, il 26% non cambierebbe nulla e poi alcune vorrebbero cambiare le clavicole, le unghie delle mani, il pollice come abbiamo sentito, le occhiaie, il sedere, l'ha detto una miss, cambierei il sedere. Vediamo l'ultimo gruppo, se non sbaglio, sì, perfetto. Parliamo del motto, qual è il tuo motto di vita? Non mollare mai. Non mollare mai, il gladiatore, sì. Eh? Tutto passa. Eh? Tutto passa. Tutto passa. Mm. Come l'ha scoperto questo motto? Tutto passa. Vabbè, sia nel bene che nel male, tutto passa prima o poi, no? Tutto passa, tutto scorre. Meno male. Non è male, lei? Io vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. E vai, bello anche questo. Bello, eh? Filosofo quello, vai. Poi? Carpe diem. Carpe diem, carpe diem, citazione. Lei? Qualsiasi cosa tu faccia, dai il massimo, sempre. Ma poi lo senti come lo dicono anche, eh? Qualsiasi cosa tu faccia, dai il massimo, sempre. Lei? Vivi e lascia vivere. Vive la... Film, parliamo di film con voi, eh? L'ultimo film che ha visto. Rivisto Armageddon. Eh? Armageddon. Chi? Carlo, è un bellissimo film. Ma non ho capito il titolo. Armageddon. Armageddon, bellissimo. Con Bruce Willis. Sì. Ah, ora lo chiamiamo e glielo diciamo. Raccontaci un po' questo film, vai. Allora, è la storia di una squadra di trivellatori che salva il mondo in quanto sta per essere colpito da una meteora. Quindi bene. Riescono a salvarlo. Brava, là ce l'ha raccontato bene. Brava, brava, brava. L'ultimo film che ha visto? Memorie di una geisha. Ecco, io eviterei di raccontarlo, andiamo avanti. No. Via, raccontalo. Vai. È molto carino, un bellissimo sì. Film anzi per me. Mi sta anch'io, mi sono addormentata il primo del secondo tempo. No, 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 scherzo, scherzo, è un gran bel film. Parla di queste geishe che vengono strappate da piccoline alla famiglia per insegnare appunto a crescere come vere geishe e conquistare gli uomini con lo sguardo. Beh, lasciamo perdere lo sguardo. Lei, l'ultimo film? 3 metri sopra il cielo. Ce lo vuole raccontare? È la storia di amore di una, cioè di una giovane coppia. Lui è un tempista di strada e invece lei è una giovane ragazza molto in gamba, però finisce male. Non ce lo dire il finale se qualcuno non l'ha visto, sennò gli devi la sorpresa. Lei? La notte prima degli esami. Oh! Del grande Brizzi, cioè, ma hai già visto quello nuovo che inizierà a girare la prossima settimana? No, quello no, quello no. L'ho letto la notte prima degli esami con tutti i miei compagni. L'hai letto? L'ho visto. Ah, l'hai visto? Ah, no. E di cosa parla? Non lo dici perché poi l'hai vissuto infatti. E poi... E tu? Allora, Carlo, promettendo che non vedo un film, non vedo la TV da 2 mesi, comunque ho visto Autumn in New York. Eh? Autumn in New York. York. Ah, beh, allegro. Devo raccontarlo? Raccontalo. È la storia di una ragazza che si innamora di un uomo molto più grande, un amore però reso impossibile, spezzato dal fatto che lei è malata e ha una malattia terminale. Finisce male anche questo. Vabbè, vabbè, però è un bel film. Bene, brave, brave, devo dire che quest'anno è brava. Non è successo ciò che è successo l'altro anno, che quando ho chiesto
qual è il tuo film preferito? Una ragazza mi ha risposto Pulp Fiction, gli ho detto raccontamelo, non l'ho ancora visto, ha detto, e comunque era il suo film preferito. E neanche è successo ciò che è successo l'altro anno, che è una delle battute rimaste nella storia, a una ragazza ho chiesto come chiami il tuo fidanzato, lei ha risposto col cellulare, che è, anche questa non è male. Vediamo l'identikit della Miss Italia di quest'anno. Allora, pensate, il 75% di loro è fidanzata. Un tempo veniva la Miss Italia con le mamme, ora ci arrivano con i fidanzati. Quindi la maggioranza è fidanzata. Il primo bacio a 14 anni per il 31%. Non fuma il 73% di loro, e questo è un grande merito, perché il fumo nuoce gravemente alla salute. E si sa, bravo. Hanno pochi tatuaggi e piercing, soltanto il 70% non ha né tatuaggi né piercing. Poi il 93% preferisce il due pezzi al topless, il 51% ha detto no alla chirurgia estetica oggi, fra qualche anno la percentuale aumenterà. Il 60% di loro legge 2-4 libri l'anno, l'87% di loro crede in Dio. E tra quelle che hanno detto di credere in Dio, hanno detto perché? Perché è sempre nel mio cuore, una delle risposte. Perché lui è l'amore, il senso vero della vita. E un'altra ha risposto perché esiste e si fa notare. Brave! Queste sono le nostre ragazze, un rapido, velocissimo identikit. Votate ancora, le avete viste, 16477 e poi il numero della Miss che preferite, oppure con il messaggio al 48444. I nostri giurati hanno già votato, e allora, anche se qualche istante prima, Beppe, so che devi andare via perché devi correre a Roma e ancora continuare tante cose, sono sicuro che il pubblico di Salso Maggiore e le ragazze ti scuseranno, ma ti ringraziamo della tua presenza perché non sei voluto mancare qui a questo appuntamento. Domenica, lunedì, Gio Petrosino, grande appuntamento con questo grande campione della fiction targata Rai, una fiction sempre di garanzia. Grazie Beppe, in bocca al lupo. Grazie Carlo, grazie a tutti e in bocca al lupo alle ragazze. Ciao. No, c'è a una ragazza in particolare. Lo posso, no, non so dire. No. Mannaggia. E no, vabbè, niente, me la porto nel cuore. C'è un particolare, c'è una ragazza che è nata vicino a un paese dove sono nato io. Ho capito, ma in questa abbiamo dato lo stop al televoto? No, e allora non la puoi dire. Allo stop del voto per la giuria, ma non per loro. Vabbè, va. Grazie a tutti, buona serata. Salutaci il tuo fratellone, Fiore, che sono sicuro ci sta seguendo. Ed Elfa e Giuliana dietro le quinte come sempre per vedere i professionisti che lavorano, ma soprattutto per carpire i colori delle donne. Vediamoli. Vivere il colore come un accessorio di moda, da cambiare tutte le volte che vuoi. Ma come trovare il colore giusto? Meglio un biondo scintillante come l'oro o iridescente come le perle? Biondo sì, ma naturale come il miele. Go to a cash machine to get a tiki. Esatto, un biondo miele, dorato, morbido e unico. Più scuro alla base, più chiaro sulle punte. Come vuole adesso la moda. È ricco di riflessi, perfetto per la donna con la carnagione dorata. Per un look molto chic che dà un affascino ed eleganza. Per un colore ispirato alla tecnologia, vorrei un biondo con riflessi d'acciaio. Un biondo che nasce dal ghiaccio. Ragazzi, tocca a voi! E noi proponiamo un biondo chiarissimo, iridescente. Dai toni scintillanti della madreperla alle sfumature rosé. Consigliata la donna con carnagione eterea, chiarissima. Uno styling volumizzante che trasforma i ricci in una nuvola. È come uno show. Questa è l'ispirazione del nostro stile. Bravi.
bravo, quanti lavorano dietro le quinte. È bello viaggiare, è bello passeggiare. Anche al volo ci sei passeggeri distratti. Passeggeri distratti è il titolo di un album bellissimo di un grande cantautore italiano. Un poeta che riesce a trasformare le sue canzoni appunto in poesia e in musica. Con Dimentica, Raff! Miss Italia 2006, Raff! Ciao, grande. Ben arrivato. Ciao. Ben arrivato.
È una bellissima poesia e musica questa, grazie ancora di averla scritta, grazie di averci regalato durante l'estate questo tono di romanticismo che non guasta mai ed importante canzone. Senti, il tour immagino che inizierà quanto prima. Il tour parte, cito solo due date, quelle che mi ricordo. Roma, Milano. Roma 25 novembre al Palo Automatica, il 1° dicembre a Milano al Dutch Forum. Beh. E poi tutte le altre si possono... E poi tutte le altre ovviamente scopriremo dove sarai. Complimenti ancora. Raff a Miss Italia 2006. Bella, che poesia, eh? Che poesia bellissima, eh? Sognavi in Brescia? Stavi sognando? Prendi un po'. No, stavi sognando con questa canzone, dico. No, la pensavo in un passo a due. Ah! Vuoi farlo? Tu ed io? Perché no? Un'altra volta. Ma no. Grazie, sì. State scherzando. Ah, che peccato, Raffi è andato via. Fortuna. L'avrei richiamato volentieri per il passo 2, ma non mi sembra il caso. Magari ci prepariamo e domani lo proponiamo. Poi là, che succede? Domani facciamo il passo 2. Ecco Valentina. Valentina. C'è la busta. Naturalmente devo dire stop al televoto, eh. Stop al telefono. Valentina. Vince questo collier in oro bianco e diamanti di Miluna la signora Maria Popolizio di Miglionico Matera. Grazie signora Maria di aver telefonato, di aver votato e così abbiamo anche assegnato questo ulteriore corriere in oro bianco e diamanti. Domani sera ce ne saranno altri a disposizione. Grazie Valentina, grazie. Franceschina, che cosa hai provato stasera essere qui di nuovo con noi nella finale di Miss Italia? Vabbè, ogni anno è la stessa emozione. Io vorrei rigareggiare. E invece ora fa la carabiniera e non puoi provare. Comandi. Senti, ma ti sei emozionata stasera? Sì, mi emoziono. Ogni volta che vedo te mi emoziono. E questo è il problema, capisci? Ah, quando vedi me, no? Quando senti per te, continua per te, finisci. La mia prima Miss Italia, perché è stata di questi 4 anni meravigliosi, la prima Miss Italia è stata proprio Francesca Chillemi. Poi Cristina e poi Edelfa, e quest'anno chissà. Lì c'è in bocca al lupo, per le falde del Kilimangiaro. Sì, ricominciamo okay? Il 15 appuntamenti. Nello stesso studio, vero, siamo al Nomentano 5, tutti e due lo dividiamo. Grazie a Stefano Masciarelli di essere stato con noi, grazie Stefano di esserci venuto a trovare. Fra i tanti applausi però ve ne chiedo un altro speciale per Flavio. Flavio, l'appuntamento con Affari Tuoi è importantissimo, sicuro che farai un gran bel lavoro perché mi hanno già detto che ti trovi molto bene a tuo agio in questo studio, anche rinnovato per l'occasione. Sono bravi tutti loro, io ce la metto tutta, grazie. In bocca al lupo! Domenica sera, Affari Tuoi. Grazie. Grazie, con voi ci rivedremo domani, grazie a Lorena Bianchetti. Giuria tecnica con voi domani, grazie a Eleonora Giorgi mentre stiamo aspettando il verdetto, grazie di essere stata con noi e di aver presieduto questa giornata. Sono anche molto divertita. Grazie ovviamente a Lucia Bosè, presidentessa, e a Brizzi, presidente, vicepresidente. Domani sera il rush finale, loro avranno il compito tra l'altro domattina di rivedere le ragazze e di selezionare le 10 del ripescaggio, forse è il compito più difficile della nostra giuria tecnica che hanno avuto fino a questo momento, ma andiamo per ordine. Il verdetto sta per arrivare, eccolo, vedo. L'uomo misterioso mi sta portando il verdetto. Grazie, tante belle cose. Ci vediamo domani. E andiamo con l'ultima eliminazione. Le ragazze sono 40, diventeranno 30. E domani saranno protagoniste della finale. Iniziamo. .005 Chiara, per te Miss Italia continua. Dove andiamo? Qua. 058 Luana, per te Miss Italia
Continua. Rossella, per te Miss Italia, continua. Claudia, per te Miss Italia, continua. Grazia, per te Miss Italia finisce. Questi ultimi applausi devono essere fortissimi, eh? Conto su di voi, amici del palazzetto. Zero, zero, uno. Elaine, per te Miss Italia finisce. Andata direttamente dalle dalle compagne. 021. Silvia, per te Miss Italia continua. Yasmin, per te Miss Italia continua. Zero, ventinove. Linda, per te Miss Italia continua. Elisa, per te Miss Italia continua. Alessia, per te Miss Italia finisce. Vabbè, voleva raggiungere subito le colleghe, però così ti prendi tutto l'applauso, Alessia, del palazzetto. E anche Alessia potrà sperare soltanto nel ripescaggio. Centouno. Alessia, per te Miss Italia continua. Claudia, per te Miss Italia continua.
Eleonora, per te Miss Italia continua. Giulia, per te Miss Italia continua. Gaia Maria, per te Miss Italia continua. Elizabeth, per te Miss Italia continua. Maria Luisa, per te Miss Italia continua. Claudia, per te Miss Italia continua. Diciannove. Gloria, per te Miss Italia continua. Stefania, per te Miss Italia finisce. Ragazze devono conoscere il verdetto. Come la numero 33, Anna, per te Miss Italia continua. Eliana, per te Miss Italia continua. Francesca, per te Miss Italia continua. Ilenia, per te Miss Italia continua. Gaia, per te Miss Italia continua. Elena, per te Miss Italia continua. Ivana, per te Miss Italia continua. Alice, per te Miss Italia finisce. Alice riceve l'applauso del palazzetto e anche lei spera nel ripescaggio da parte della giuria tecnica. Compito veramente arduo, perché dovrà tirar fuori soltanto 10 ragazze da tutte quelle eliminate fino a questo momento, cioè fino dopo la serata di stasera ovviamente. 99, Ramona, per te Miss Italia finisce.
Vi ricordo che da stasera il giudizio è la somma del televoto della giuria dello spettacolo e della giuria tecnica. E il televoto ha una grande importanza, quindi domani sera votate le vostre preferite, come avete fatto stasera battendo ogni record. 17. Chiara, per te Miss Italia continua. 17. Federica, per te Miss Italia continua. 18. Susanne, per te Miss Italia continua. 19. Giada, per te Miss Italia finisce. 20. Anche Giada riceve l'applauso del pubblico del palazzetto. Sono le ultime ragazze a lasciare la gara e sperare così nel ripescaggio. Sono soltanto 4 che devono conoscere ancora il verdetto e solo una deve essere ancora eliminata. Cecilia, Victoria, per te Miss Italia continua. 19. Ermelinda, per te Miss Italia continua. E a questo punto è il pathos finale. Da una parte Rosa e dall'altra Sabrina, che devono conoscere ancora il verdetto, la numero 96 e la numero 69. Una passerà, l'altra invece si fermerà. Da chi iniziamo? Da Rosa? Se Rosa va avanti vuol dire che Sabrina viene eliminata, se invece Rosa viene eliminata vuol dire che Sabrina va avanti. Rosa, per te Miss Italia continua. E che vuol dire? Che purtroppo per Sabrina, Sabrina, per te Miss Italia finisce. E anche Sabrina potrà sperare soltanto nel ripescaggio della nostra giuria tecnica. Bene, l'ultima ragazza che lascia il palazzetto travolta dal vostro applauso, anche lei potrà sperare soltanto nel ripescaggio della giuria tecnica, che avrà un gran bel da fare. Saluto per ora le miss eliminate, in bocca al lupo ragazzi, che la giuria tecnica sia con voi. Un saluto alle 30 finaliste, un saluto a questi 5 grandi stilisti che questa sera hanno onorato con la loro presenza la nostra serata, e l'appuntamento domani sera con la grande finale di Miss Italia. Presidente della giuria Silvestre Stallone, Tiziano Ferro e il grande ritorno in TV di Zucchero con il suo nuovo album. A domani sera. Buonanotte.